Ciao ragazzi, bentornati al mio canale. Sono ASMR SLK. Nel video di oggi rispondo a un commento che ho ricevuto, che ho pensato, quando l'ho letto, ho pensato che era una domanda molto interessante. E quindi parliamo di come funziona la pensione qui negli Stati Uniti, ok? Prima di iniziare, ovviamente, le solite raccomandazioni, mi raccomando di condividere i miei video sui vostri media, perché è il modo migliore per far crescere il canale. Quindi date una grossa mano se condividete i miei video dell'ASMR nei vostri media. Inoltre vi chiedo e vi suggerisco di iscrivervi al canale Music and Gaming, dove ovviamente potete vedere i video delle cover di musica che stiamo facendo con la SLK The Virtual Band. Anche lì è molto utile perché mancano pochi, un paio di centinaia di iscritti per arrivare ai 1000 iscritti, che vuol dire arrivare alla monetizzazione. Quindi vi prego di dare una mano e di iscrivervi anche a quel canale. Il link per quel canale è nella descrizione di questo video. Poi probabilmente metterò il link qui in alto della cover che abbiamo fatto dei Motley Crue, così potete vedere il video e potete automaticamente andare su quel canale e iscrivervi a Music and Gaming, ok? Inoltre ci sono differenti link nella descrizione di questo video se vi interessa qualcosa. Siete ovviamente welcome, benvenuti a cliccare sugli altri link per aiutare il canale. In generale sto, come sapete, postando un video a settimana ASMR e vi sto condividendo i video del club, i primi usciti. Quindi quello, per esempio, l'ultimo in cui ho ricevuto anche gli auguri di compleanno, era un video di giugno, del 13-14 giugno, che era il periodo del mio compleanno, 14 giugno. Quindi quello che farò, ho già avvisato i membri del club, siccome non riesco a postare 2 video a settimana per il discorso di lavoro, per almeno sicuramente un altro paio di mesi, considerando anche che dal 18 settembre sarò in Italia in vacanza, posterò un video del club, così vi faccio vedere un po' di cosa si tratta il club, e magari qualcuno di voi a cui piace l'idea si può iscrivere al club. Club che ovviamente vi ricordo ha 2 livelli, uno che è 2 dollari, 1,99 al mese, quindi poco meno in euro, poco meno di 2 euro, e un altro livello che è di 3 dollari, 2,99, quindi un po' meno di 3 euro al mese. Nel livello 2 la differenza è che, oltre a vedere i video di tutti i giorni, che posto quasi tutti i giorni, comunque di vita diciamo normale come quello della polizia o gli altri che sto postando, avete anche una chiamata Zoom con me, chiamata Zoom che adesso che penso che tutti quanti mi guardate, sia del club e non, chiamata Zoom, che verrà fatta il prossimo mercoledì. Adesso voglio vedere la data, giusto per essere sicuro, darvi una data sicura. Dunque, mercoledì, oggi è il 3, quindi mercoledì è praticamente l'8 settembre. Ok? L'8 settembre, mercoledì, sarà fatta la chiamata Zoom sui post del mio canale ASMR. Trovate un poll dove potete scegliere l'orario, cioè ho messo il giorno, che è mercoledì 8 settembre, e ho messo 3 orari. Per adesso, visto che la maggior parte del livello 2 hanno votato per l'orario delle, mi sembra, 10 di sera, 22 di sera in Italia, quindi potete andare lì e consigliare, suggerire il vostro orario preferito per questa chiamata Zoom. Detto questo, direi che possiamo andare avanti. Possiamo andare a partire, possiamo partire per mandare lo spot pubblicitario che sapete che normalmente mando. Quindi vi consiglio di abbassare il volume perché, come sapete, non so il volume che gli spot di YouTube hanno, quindi non voglio assordirvi e farvi saltare, per cui immagino che state indossando le cuffie, quindi vi consiglio di abbassare il volume. Adesso farò il conto alla rovescia e poi dopo farò partire lo spot. Per chi mi ha scritto alcuni commenti, lo spot pubblicitario parte se YouTube ha a disposizione uno spot pubblicitario. Molto spesso non parte, sia perché non ce l'hanno, sia perché magari in quel momento non hanno bisogno di mandare uno spot. Quindi molto spesso può succedere che anche quando dico lo spot, quando lancio lo spot, non appaia, non è un problema, è una cosa normale di YouTube.
iniziamo con il nostro video, parliamo della pensione. Mi è stata fatta questa domanda su un commento in uno dei miei video ASMR e ritengo questa domanda molto interessante, quindi delle informazioni che possono aiutare tutti, anche perché ci sono molte differenze con la pensione italiana. Dunque, la pensione americana è da specificare cosa significa. La pensione americana non è quello che, insomma, in Italia funziona, che quando si finisce a lavorare la società dove lavori normalmente ti dà la buona uscita, chiamata così, e poi c'è la pensione del governo italiano. La stessa cosa è più o meno in America. In America la pensione è praticamente, sono i soldi che avete versato nel Social Security Number, e praticamente da una certa età in poi non pagate più le tasse e vi danno indietro questi soldi che avete versato, che ogni anno e ogni mese, ogni due settimane che avete preso lo stipendio avete versato. Lo Stato le ha utilizzate per, in parte queste tasse le ha utilizzate per le proprie cose, e una parte di queste tasse va a mettere i soldi sulla vostra pensione. Però non c'è la buona uscita delle società. In alcuni casi c'è, ma sono tutti accordi fatti da contratto precedentemente, cioè ufficialmente non c'è nessuna regola per cui il vostro lavoro, no? Per esempio, quando io mi sono spostato in California a 39 anni, lasciai la team dopo 10 anni e mezzo di lavoro e presi la buona uscita, okay? Che è quel famoso, praticamente uno stipendio all'anno per gli anni, moltiplicato per gli anni di lavoro nella società. Questo è quello che in Italia succede. Qui no, qui avete solo la pensione dello Stato che viene tirata fuori dal vostro Social Security Number, che sarebbe praticamente la vostra previdenza sociale, ok? Questo è più o meno come funziona, come per darvi un'idea, insomma. Poi ci sono dettagli più particolari, ma giusto per darvi un'idea in generale. Questo Social Security Number, che è questo numerino che tutti gli americani, cittadini americani o residenti permanenti hanno, e normalmente quando si ha questo numero vuol dire che si è cittadini americani, permanenti residenti, quindi con la carta verde, o si ha il permesso di lavoro, perché tutti quelli che lavorano negli Stati Uniti d'America devono pagare le tasse negli Stati Uniti d'America, e quindi automaticamente, pagando le tasse negli Stati Uniti d'America, si ha questo Social Security Number, che praticamente la maniera di versare soldi allo Stato è di prendere indietro i diritti che lo Stato vi dà, compresi la pensione. Ora, come al solito, parleremo molto di più della California, che è lo Stato dove vivo, perché i numeri sono leggermente diversi, ma come base quello che dirò è più o meno come funziona in tutta l'America. Ovviamente qui in California si pagano più tasse, quindi ovviamente si prende un pochino più di pensione. Dunque, ho segnato qualche appunto, perché sono tante cose da dirvi, però giusto per darvi un'idea. La pensione media che si guadagna in California, tramite tutti i tipi di lavoro, tutti i servizi che si fanno, quindi dall'impiegato all'avvocato, all'operaio e a chi ha le società, la media è $38,000 all'anno, $38,100 all'anno, mentre chi si è ritirato nell'anno 2019-2020 la media è $42,000 all'anno. Perché? Perché ogni anno praticamente c'è un aggiustamento a causa dell'inflazione della pensione, c'è una piccola percentuale che va su. Chiaramente questi sono soldi annuali. Leggevo prima, in generale la pensione media in California è normalmente intorno ai $3,000 al mese, ok? Praticamente. E chi va in pensione non è più tassato, perché questi sono soldi che prendete indietro dalle tasse che avete pagato per tutti gli anni che avete lavorato. Ora, ci sono differenti regole per andare in pensione. Questa chiaramente è una media, quindi ci sono anche persone che prendono di meno, che prendono $1,500 di pensione, perché dipende da quanto guadagnavate annualmente durante gli anni di lavoro. In generale queste sono le cifre, quindi nel resto dell'America sicuramente la media sarà un po' più bassa. Tenete presente perché per il modo di vivere in California queste cifre non sono eccezionali. Ecco perché normalmente tutti gli americani usano l'assicurazione per creare, per versare fondi, o il famoso 401k, 401k, che è praticamente una pensione aggiuntiva, quindi
si versa durante la vita lavorativa, si versano questi soldi in questo 401k si chiama, e poi a fine lavoro, oltre alla pensione del Social Security Number, quindi dello Stato americano, si riceve anche questa parte aggiuntiva del 401k, che sono fondi comunque investiti sullo Stato e quindi hanno delle percentuali praticamente fisse, per cui questi soldi versati poi vengono ripresi indietro a fine lavoro, quando si finisce di lavorare si va in pensione, questi ci si ritira, ok? Si fa in retirement. Ora, per andare in pensione ci sono delle età minime. La realtà di fatto è che si può andare in pensione con un minimo di 10 anni di lavoro, però negli ultimi anni hanno messo dei limiti anche di età. Quindi si potrebbe andare in pensione, negli ultimi anni hanno cambiato le regole e si può andare in pensione anche a 50 anni e 10 anni di lavoro. Ovviamente la pensione sarà minima, sarà molto di meno di quello che vi ho detto prima. Questo chiaramente riguarda anche il Social Security Number, quindi le vostre tasse che avete pagato, e vi pagano indietro queste cose. Stiamo parlando solo di questo, non della pensione aggiuntiva che ho appena detto, del 401k. Quindi parliamo della pensione statale praticamente. Ho preso qui qualche appunto. Normalmente in California gli insegnanti, l'associazione degli insegnanti dice che la pensione media di un insegnante normalmente è $3.300 al mese, o $39.600 all'anno. Queste sono un po' le cifre che normalmente si prendono. Poi in realtà ogni anno vengono un pochino modificate, e dipende anche dal tipo di insegnanti, perché non ci sono solo gli insegnanti statali, ci sono anche gli insegnanti privati che normalmente guadagnano un po' di più, e quindi in generale tra le percentuali aggiunte ogni anno per l'inflazione eccetera, normalmente, considerando che lo stipendio base di un insegnante universitario o privato è intorno ai $68.000-70.000 all'anno, ovviamente questa pensione annuale va intorno ai $48.000 all'anno, che insomma sono cifre abbastanza buone, e queste cifre sono decenti, sono abbastanza buone per vivere in California. Una cosa che dovete sapere è che per la legge degli Stati Uniti d'America, se io lavoro tutta la mia vita in California e quindi guadagno queste cifre, arrivo a $3.300 di pensione al mese, questo chiaramente fino a quando non si muore, ok? Questo è sempre. Quindi $39.000 o $48.000 all'anno di pensione, ok? Facciamo un esempio. E siccome questi $3.000 al mese magari ne sono sufficienti a malapena per vivere in California o per mantenere la casa che si aveva, posso tranquillamente trasferirmi in un altro stato, per esempio il Texas o altri stati dove gli affitti, i costi della vita sono migliori, sono minori, e per una legge dell'America nessuno stato può tassare la vostra pensione, quindi io posso lavorare tutta la mia vita in California e trasferirmi poi in pensione in Texas, nessuno stato può praticamente tassare questa pensione, per cui tranquillamente posso spostarmi dalla California, dove gli affitti sono alti, in un altro stato dove gli affitti sono più bassi, quindi con questi $3.000 al mese vivere molto meglio. Ovviamente questo comporta vendere la casa o trovare casa nel nuovo stato, comporta un po' di cose, di movimenti strani, però a livello di soldi nessuno può tassare. Ovviamente la pensione, come vi ho detto prima, non è tassata, quindi se negli anni in cui vi ritirate, andate in pensione, non lavorate, questi $3.000 sono puliti, non dovete pagare nessuna tassa. Se invece lavorate, continuate a lavorare, anche se siete in pensione, se non guadagnate più di $960, mi sembra, al mese, continuate a prendere la pensione totale senza pagare nessuna tassa. Se invece guadagnate più praticamente di $1.000 al mese, allora pagherete le tasse su questi $1.000 che guadagnate, ok? Che è circa il 20% più o meno. Dunque, andando avanti, l'età per andare in pensione, diciamo per avere la pensione completa, no? Andare in pensione a 50 anni, come avevo detto prima, che l'età minima è minimo di 10 anni, significa ovviamente prendere molta meno pensione, una percentuale della pensione. Per andare in pensione e guadagnare il massimo della pensione, adesso bisogna avere 67 anni in California.
credo in tutti gli Stati Uniti, ma più precisamente in California, sono sicuro. Quindi a 67 anni si va in pensione e chiaramente si ha il massimo della pensione. Chiaramente dipende anche dagli anni di lavoro, ma gli anni di lavoro, una volta arrivati al massimo dell'età, non è un grosso problema. Questa età è stata cambiata da molti anni. Prima era 65 anni, poi 66 e 6 mesi, poi 67 e 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi, e alla fine hanno fatto 67 anni. Questa è l'ultima legge uscita per avere il massimo della pensione. Ad oggi tutte le persone che guadagnano più di $1 milione all'anno ricevono comunque la pensione, però invece di ricevere la pensione totale, siccome hanno guadagnato molto di più durante la loro vita, quindi sta a loro mettersi da parte qualche soldo e pagare la pensione integrativa. Quindi lo Stato, a chi ha guadagnato, questa è una legge proprio del 2021 che andrà in vigore dal 2022, la percentuale ovviamente ufficiale è che solo l'82,5% delle pensioni che dovreste ricevere riceverete questa percentuale, quindi l'82,5% della pensione totale. Quindi anche se siete arrivati all'età massima e avete il massimo degli anni di lavoro, quindi dovete prendere la pensione totale, se avete guadagnato più di $1 milione all'anno in grosso, quindi a netto diciamo che sono intorno a 800, 700, 800 mila dollari all'anno puliti, e avete pagato le tasse per quella cifra, che ovviamente sono un po' più alte di quelle normali delle nostre cifre di umani, però prendete comunque l'82% della vostra pensione, okay? Perché avete avuto più possibilità durante la vostra vita di mettere soldi da parte, di pagare pensione integrativa, di fare il 401k, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, questo, se avete guadagnato sempre $1 milione all'anno per la vostra vita lavorativa, o perlomeno per un periodo della vostra lavorativa, questo vi dà molte più possibilità economiche. Quindi lo Stato salva qualche soldo, questo 18%, per poi darlo a chi invece non ne ha o non ha avuto tanti soldi. Se il massimo della pensione, come vi ho detto, è 67 anni adesso, ma ovviamente fa base, questo discorso va visto a seconda dell'anno in cui siete nati. Se il massimo può essere anche 65 anni e non 67, perché? Perché chi è nato, per esempio, come me nel 67, 1967, andrà in pensione a 67 anni. Prima mi sembra che intorno al 60 hanno fatto l'ultima. Chi è nato intorno al 1960 andrà in pensione a 65 anni come età massima, ok? Per avere il massimo della pensione. Questo è il senso, dipende dall'anno di nascita. Come vi ho detto, la pensione sono tasse free, quindi non ci sono tasse da pagare. Quindi dal momento in cui andate in pensione, su quello che vi dà lo Stato della vostra pensione, non pagate nessuna tassa, quindi è tutto netto. Quindi uno stipendio medio che normalmente, lo stipendio medio calcolato è $35.000 all'anno per qualunque lavoro, insomma, come media, si pagano normalmente il 6,2% del vostro salario, di quello che guadagnate, lo pagate annualmente per il vostro Social Security Number Taxes, che vuol dire che il 6,2% di ogni stipendio viene versato per la vostra pensione. Ok? Ora, se io mettiamo il caso, nel mio caso dovrei andare in pensione a 67 anni per avere il massimo della pensione, okay? Avendo lavorato chiaramente tutti gli anni. Mi sembra che il minimo per prendere il massimo a pensione sono 30 anni di lavoro. Non sono sicuro al 100%, ma credo che l'ho scritto dopo. Comunque sia, vi do, diciamo, la conferma. 10 anni di lavoro a 67 anni ovviamente sono una certa cifra. 30 anni di lavoro a 67 anni sono sempre la massima pensione che potete ricevere, la massima percentuale, però ovviamente avendo lavorato 10 anni i vostri versamenti sono minori e quindi prendete meno soldi. Quindi diciamo che avete uno stipendio di $35.000 all'anno, che avete pagato $2.170 di tasse all'anno e che avete lavorato 30 anni a 67 anni, andate in pensione con 2170 per 30, ok? Per 30 anni. Come vi ho detto, se andate in pensione prima, ovviamente avete delle perdite a livello di percentuali. Quindi, per esempio, da 67 andare in pensione a 63 perdete il 25%, poi si va a scalare sempre di meno o di più se andate prima.
per qualificarsi per la pensione del Social Security Number a 62 anni, quello che vi dicevo, bisogna aver lavorato almeno 10 anni, quindi 40 crediti, quei famosi crediti che vi dicevo, quindi 10 anni minimi di lavoro e potete andare in pensione in qualunque periodo, 50 anni in poi, però avete bisogno di questi almeno 10 anni di lavoro. Ovviamente la vostra pensione, come vi ho detto, dipende da quello che guadagnavate e dagli anni che avete lavorato. Quando una cosa interessante, non so questo come in Italia perché non mi sono mai informato, ma una cosa interessante è che se io dovessi morire, diciamo inizio, vado in pensione a 77 anni e poi dopo qualche anno muoio, la moglie o il diretto familiare che survive, in questo caso parla di moglie, che qui in California è come l'Italia, di base quando ci si sposa, a meno che non si cambia, non si fanno delle carte per cambiare questa cosa, automaticamente si è in comunione di beni. E quindi in questo caso parla di moglie. Se io dovessi morire andato in pensione, mia moglie prenderebbe la stessa pensione che io prendo più un 50% di questa pensione che è come benefit perché ovviamente è rimasta da sola, deve mandare avanti la famiglia. Quindi se io, mettiamo il caso, prendevo 1200 dollari di pensione al mese, giusto per fare un numero, lei prenderà questi 1200 dollari più 600 dollari di benefit perché è da sola e deve mandare avanti la famiglia, quindi in totale di 1800 dollari al mese. Ok, questo è come funziona in California. In California poi c'è un ente pubblico, si chiama CalPERS, California Public Employees Retirement System, in cui potete iscrivervi in una specie di associazione e è come praticamente un'assicurazione aggiuntiva, pagate una piccola percentuale in più su quello che pagate sul Social Security Number e questa associazione vi aggiunge dei benefici a questa pensione che sono sia soldi e sia assicurazioni nel caso morite, nel caso avete problemi per essere eleggibili alla vostra pensione. Però in generale il discorso della pensione è abbastanza semplice. In America c'è un discorso continuo su quale se è più conveniente andare in pensione presto, più presto o più tardi, all'età massima o all'età minima. La verità dei fatti è che nel mondo di oggi, con diciamo, il benestare che c'è, nel senso non tanto di soldi, ma nel senso fisico, no? Si arriva a 70-75 anni che normalmente, a 70 anni che normalmente si è ancora abbastanza in forma, no? Perché si vive in modo diverso, molto meno duro che nei tempi andati. Per cui molto, molto spesso si consiglia di continuare a lavorare e andare in pensione più tardi possibile, proprio perché c'è questo limite dei 1000 dollari al mese. Andare in pensione e continuare a lavorare si può fare, magari in privato, ovviamente non potete lavorare nei lavori governativi o statali, però potete lavorare nei lavori privati, però guadagnare 3000 dollari al mese di pensioni più altri 800-900 dollari con un lavoretto a casa o un lavoro privato significa andare a guadagnare quasi 4.000 dollari al mese che sono netti e puliti, quindi è molto conveniente, capite bene, insomma, che sono belle cifre. Chiaramente se queste cifre le rapportate in altri stati, come vi ho detto, non è tassabile e ci si trasferisce per esempio dalla California in Ohio, in Texas, altri stati dove i costi di vita, perché chiaramente come vi ho detto già altre volte, sapete che la California è lo stato più costoso degli Stati Uniti d'America insieme allo stato di New York, dove gli affitti, come sapete, io ho una casa di circa 100 metri quadri con due camere da letto, soggiorno, cucina, due bagni e garage e ovviamente giardino vario e pago 2.500 dollari al mese di affitto in America, soprattutto nella zona di New York, della città di New York. Nell'isola di New York questi affitti sono almeno un altro 25% maggiorati, quindi diciamo 3.000 dollari. Una casa che, come quella che ho io nell'isola di New York, è probabilmente un minimo di 4.000 dollari al mese, ma nel resto della città è intorno ai 3.000 dollari. Quindi vuol dire che se guadagnate, siete da solo o siete con vostra moglie e guadagnate 3.000 dollari al mese, capite bene che pagate solo l'affitto, quindi gli stipendi, come vi ho detto anche altre volte, sono molto più alti
in California degli altri stati, no? Per quanto per vivere bene, vi ho sempre detto che da soli dovete guadagnare una media di $5.000 al mese, da soli, con una moglie o con la famiglia. Se si lavora in due, ovviamente queste cifre aumentano, ma lavorando in due è più facile arrivarci. Tenete presente però che, come vi ho detto, lo stipendio base di un cameriere, per esempio, sapete che intorno ai $3.500 al mese, un cameriere, diciamo, un ristorante medio e un cameriere decente. Poi ovviamente dipende dalla persona, queste cifre dipendono da quanto si è bravi, da quanto si vende, da quanto costa il ristorante, però in generale un cameriere, per esempio del mio ristorante medio-alto, guadagna queste cifre, 3.000, 3.500, 4.000, anche, poi si può andare molto più su quelli molto bravi, guadagna anche $5.000, $6.000 al mese. Però ovviamente queste cifre servono per vivere, non è che servono, non è che questi $5.000 al mese o $4.000 al mese vi fanno arricchire, ok? Perché gli affitti e i costi di vita sono molto alti. Per cui facciamo un esempio, insomma, di due persone, moglie e marito, se si guadagna tutti e due $3.000 al mese, $3.500 al mese, vuol dire che incassate $7.000 all'anno, e quindi $7.000 al mese, quindi $7.000 al mese tolto l'affitto e le spese, quindi $2.500 d'affitto, faccio un esempio, o più le altre spese, diciamo $3.500, vuol dire che avete altri $3.500 da mettere da parte, da spendere per i vostri costi normali, quindi siamo già a un livello molto positivo, no? Perché l'affitto, come sapete, dovrebbe essere la migliore cosa come numero, che dovrebbe essere meno della metà, poco meno del 50% del vostro guadagno, l'affitto, e allora si incomincia a vivere decentemente. Ovviamente queste cifre sono rapportate al modo di vivere, ai costi in California, in Italia è tutto più basso perché i costi sono più bassi, i guadagni sono più bassi. Però quello che fa della differenza è che il potere di acquisto del dollaro, o perlomeno di quello che guadagnate qui in America, è molto più alto di quello che avete con l'euro in Italia, perché anche se i costi di vita sono più alti, il potere d'acquisto che avete è molto più alto. Tenete presente che guadagnare 4-5 mila dollari al mese qui non è complicato, è molto facile, i lavori normali d'ufficio eccetera guadagnano tutti sui 3-4 mila dollari al mese. Normalmente la media è che il minimo sindacale sono adesso $15 a ora, e quindi lavorando 8 ore fate il conto quanto la guadagnate al giorno e poi al mese e poi all'anno. Ovviamente i posti di ufficio normali e anche del governo guadagnano molto di più, perché dipende dalla vostra, da quello che fate, no? Poi ci sono i laureati eccetera, quindi tutto quello che vi sto dicendo deve essere i $39.000 all'anno che dicevo prima di un insegnante, sono una media. Ovviamente c'è chi ne guadagna di più, c'è chi ne guadagna di meno, c'è chi è il professore dell'università e quindi guadagna $100.000 all'anno, e c'è il professore nuovo appena uscito dalla laurea che guadagna 30.000 invece 33, 34 invece di 39, ok? Questo è il punto. Però ovviamente è molto facile crescere il guadagno che si fa, prima di tutto perché si può lavorare, si può fare qualunque numero di lavori si vuole, potete lavorare due lavori, tre lavori, potete lavorare part time, potete lavorare full time, quindi tutto un mondo molto diverso che da noi. Non c'è l'idea di ok, c'ho il lavoro e vado ancora a lavorare, finisce lì, no, qui puoi guadagnare, la mentalità è cercare di guadagnare il più possibile, di fare più cose possibile, e posso fare il cameriere, posso fare vendere le case nello stesso tempo, ok? Posso lavorare doppio come cameriere, a pranzo in un ristorante, a cena in un altro ristorante, posso lavorare in ufficio 6, 7, 8 ore, poi uscire dall'ufficio, prendere la macchina e fare Uber e guadagnare con Uber quello che mi manca, ok? Questo moltiplicato due o tre persone in famiglia, incomincia la famiglia, incomincia a guadagnare una certa cifra che è abbondante, quindi vi permette di vivere, di sopravvivere e di magari guadagnare di più e quindi vivere meglio. Qui il sopravvivere non è molto considerato, cioè bisogna guadagnare e vivere, cioè quindi guadagnare, lavorare la settimana, 5 giorni alla settimana, molto duramente, fortemente, guadagnare molto e poi avere la possibilità di avere il fine settimana per divertirsi, per spendere. Questa è l'idea, non c'è il sopravvivere, è molto... chi fa il sopravvivere perché
si è fatto un po' fregare dal discorso carte di credito, quindi magari deve guadagnare di più perché deve pagare le carte di credito, perché chi spende troppo ovviamente e usa le carte di credito poi si trova nella situazione che queste carte di credito vanno coperte e nel periodo in cui vanno coperte, soprattutto se la cifra di debito è molto alta, gli interessi giornalieri sono altissimi, oltre il 20%, 22, 23, 24, 25, dipende da quanto debito avete e chiaramente vi massacra, cioè arrivate a fine mese che pagate, versate sulla carta di credito $500 ogni mese per esempio e serve solo per coprire qualche spesa che avete avuto e gli interessi di quel mese e quindi la cifra del debito non scende mai, per cui lavorate per pagare gli interessi della carta di credito. Questo è uno dei più grandi problemi che c'è in America, perché la gente usa queste carte di credito come se avesse i soldi, in realtà non ce l'ha e quindi poi per ripagarli va sempre più giù, gli interessi salgono di più e questo è il motivo per cui molte persone vanno in bancarotta o diventano homeless eccetera eccetera. Questo è il vero problema, diciamo, grave per quanto riguarda la vita in America. Per il resto si guadagna abbastanza bene, anche chi fa lavori, diciamo, più umili guadagna i $15 a ora, quindi i ragazzi che vengono, soprattutto sono molto spesso latini, che vengono a tagliare l'erba, aggiustare tutta la zona del mio abitato, sono pagati $15 a ora, ok? Questo è il punto, quindi capite bene che c'è un minimo che è abbastanza, proprio negli ultimi anni, dagli anni di Obama, è partita questa cosa dal presidente Obama e il minimo sindacale è stato alzato, quindi parliamo della California, perché negli altri stati, come per esempio in Texas, il minimo sindacale è ancora $8,75, perché dipende dallo stato. Chiaramente lo stato della California è lo stato che, differentemente da tutti gli altri, dà più servizi e quindi dando più servizi ha bisogno di più tasse per poter dare i servizi a tutti. Questa è un po' l'idea, ecco perché si è arrivati ai $15 di stipendio a ora. Chiaramente dipende dalla vostra qualificazione, dipende da quello che fate, se siete laureati, che questo minimo sale, no? Faccio un esempio, un professore guadagna probabilmente intorno ai $35-40 a ora, 45, dipende da che livello di professore è, un dottore probabilmente $100-200 a ora, dipende da quello che fate, da quanto siete bravi, da come vi inserite, da quanto richiedete, da che azienda, in quale azienda lavorate, ok? Però le cifre che vi ho detto di $15 a ora sono proprio il minimo. Chi ha un minimo di carriera, quindi sta nell'ufficio per molti anni e poi sale di carriera, normalmente sale di stipendio a ora. Poi ovviamente ci sono anche gli stipendi come il mio, che sono manager, che sono annuali, quindi guadagniamo, facciamo degli accordi su certe cifre annuali, si può dividere la stessa cifra a ore, ma in generale dipende dal lavoro che si fa e si sale con lo stipendio. Tenete presente che, giusto per darvi un'idea base, un cameriere come quelli miei, insomma, che guadagnano quelle cifre che vi ho detto, se voi dividete il guadagno totale mensile tra il tip, tra la mancia e le ore che pagate a $15 a ora e le dividete a ora, il totale lo dividete a ora, un cameriere guadagna normalmente come media tra i 40 e i $65 a ora, ok? Giusto per farvi capire il punto e come funziona, ok? Queste sono le cifre, che sono cifre che sono molto vicine a quello che guadagna un manager come me, giusto per farvi capire. Quindi il cameriere ed altri lavori dove soprattutto c'è la mancia normalmente sono lavori molto remunerativi, no? Come vi ho fatto l'esempio in Las Vegas, i ragazzi del valet parking, cioè quelli che quando arrivate al casino prendono le chiavi della macchina, vi parcheggiano la macchina, fanno $90,000 all'anno in uno stato come il Nevada in cui le tasse sono molto più basse, ok? Le spese energetiche sono un po' maggiori perché fa caldissimo, ma i guadagni sono grossi, $90,000 all'anno sono una cifra che vi permette di vivere decentemente, ok? Giusto per farvi capire, $100,000 all'anno sono circa $8,000 al mese, poi tolte le tasse eccetera, nette sono intorno ai $6,500 al mese, ok? Puliti, quasi 7,000 più o meno, circa $7,000 puliti al mese, $100,000 di stipendio all'anno per un lavoro in
in California, sicuramente in America, in California, dico in California perché le tasse che ho tolto sono quel 20% che si pagano personalmente in America, in California, scusate. Nel resto dell'America quelle tasse sono minori, quindi se guadagnate $100.000 all'anno, le tasse personali saranno 15%, 18%, 16% o 10% o 0. Ci sono alcuni stati che hanno 0 tasse personali, ok? Quindi queste cifre vanno ad influire sulla pensione, più guadagnate e più prendete di pensione. Perché? Perché se guadagnate $100.000 all'anno potete versare di più sulla pensione, o se lasciate la pensione come è, il famoso 6.2% che va sulla pensione, potete pagarvi una pensione aggiuntiva. Quindi quando andate in pensione, invece di prendere $3.000 al mese o $2.000 al mese, con la pensione aggiuntiva avrete altri 1.500, $2.000, $3.000 al mese con questa 401k, 401k, che è la pensione aggiuntiva. Inoltre, guadagnando bene, potete pagarvi una pensione ancora privata, un fondo privato, e quindi aumentare ancora di più, soprattutto se avete una famiglia molto numerosa. È molto conveniente, perché poi oltretutto questi fondi privati vi danno anche delle assicurazioni sulla vita, e quindi chiaramente se volete tener cura dei vostri figli, per il futuro dei vostri figli eccetera, è tutto molto conveniente. Perché? Perché questi soldi in più che ricevete potete usarli per aiutare i vostri figli a pagare l'università. Come vi ho detto, l'università qui è molto costosa, no? La lamentela più grossa dei laureati è che escono da laureati, trovano lavoro facilmente, quello sì, però escono con un debito che è intorno ai $70.000 per tutti gli anni dell'università, no? 50, 60, $70.000. Quindi i primi anni di lavoro, i primi 5, 6, 10 anni di lavoro li passano a pagare questo debito. E allora ecco perché si cerca di guadagnare il più possibile come famiglia, come padre, come genitori, perché questi soldi che poi quando andate in pensione sono aggiunti con la 401k, con la pensione aggiuntiva, vi aiutano ad aiutare i vostri figli a pagare l'università, quindi farli uscire dall'università con meno debiti possibili o zero debiti. Voi siete in pensione, magari cambiate casa per pagare meno affitto, o vi muovete di stato, uno stato vicino, pagate meno affitto, quindi questi soldi della pensione e magari quella aggiuntiva che avete fatto sono più che sufficienti per farvi vivere, e il resto potete darlo a loro per aiutarli a pagare questa università. Tenete presente che questi ragazzi che si iscrivono all'università per acquisire i prestiti per pagare l'università hanno bisogno dei genitori. Perché? Perché i ragazzi giovani non hanno il credito sufficiente per chiedere questi prestiti di un certo ammontare, no? Quindi hanno bisogno dell'appoggio e della firma dei genitori. Poi ovviamente questi prestiti sono agevolati in percentuale, cioè se siete iscritti all'università la banca vi dà il prestito per pagare l'università, è focalizzata a quello, non è che vi dà $20.000, voi fate quello che volete, la banca paga l'università con quei soldi e poi dovete pagarli indietro. Ovviamente le percentuali di pagamento sono minime, credo che stiamo parlando intorno al 2-3%, massimo 4,5%, ma 4,5% sono i prestiti normali, quindi immagino che siano intorno al 2-3% i prestiti per l'università, per pagare l'università, e quindi sono molto agevolati. In più questi prestiti però vogliono che voi frequentiate l'università e che inoltre abbiate una certa grade, cioè un certo voto, prendete una certa media di voti, e quindi se miglior voti prendete e queste percentuali di ripagamento scendono, no? Scendono un pochino. Questo è un po' il discorso. Inoltre le università stesse, siccome sanno di questo problema, è perché normalmente qui, come sapete, c'è sempre il fatto che chi è bravo e chi si impegna viene ripagato, e le università fanno questo proprio già dalle scuole addirittura inferiori, ma chi è bravo, chi si impegna, chi si laurea velocemente, a pieni voti, chi è gioca a football per l'università o a pallacanestro per l'università, chi si laurea, chi è un genio, chi veramente dimostra di poter fare, di poter creare qualcosa di grande, di avere ottimi voti, ha delle borse di studio o degli aiuti economici per pagare i prestiti, per pagare l'università, degli sconti sulle cifre, ha per esempio gratis degli appartamenti nel mondo dell'università. Ripeto, tenete presente, le università qui sono ben diverse dalle università
italiane sicuramente, ma anche europee in generale. Qui in Europa adesso ci si è molto avvicinati, ma qui le università sono proprio delle città a parte, con le caffetterie, con i locali, con le discoteche, con le palestre, con i campi da calcio, tennis, eccetera, e con il condominio dove si vive, con le stesse regole dei condomini normali, dove gli affitti sono minimi proprio per chi è uno studente, ok? Quindi nel costo dell'università sì, è alto, però è comprensivo del posto dove dormire, di tutto quello che trovate in questa città universitaria. E quindi i costi sono un po' alti, ma acquisite molto pagando questa università, ok? C'è anche questo da dire. Sicuramente sembra tanto, tanto la cifra, ma la verità dei fatti è che sì, ha tanto, no? Pagando questa cifra università si riceve tantissimo, sia in cultura, sia in informazioni, in knowledge, in sapienza, ma anche oltretutto a livello di vita di tutti i giorni. Quindi, ripeto, il posto dove dormire, l'appartamento per dormire, la camera per dormire, i locali, caffetteria, il cibo, dove mangiare, le mense universitarie, non sono più le mense che cucinano per gli universitari, sono tutti ristorantini piccoli dentro l'università, la città dell'università, gestiti da studenti e aiutati da persone esterne che fanno già questo lavoro e che assumono solo ragazzi dell'università per lavorare. Quindi potete, sì, state pagando l'università, però posso lavorare nella mia città universitaria e quindi guadagno qualche soldo e quindi posso pagare la mia università. Posso, chi invece paga per mangiare lì, paga cifre irrisorie per mangiare nelle mense, tra virgolette, nei ristoranti di questa cittadina universitaria. Quindi sì, le cifre sembrano tanto, tanto abbastanza grandi, però quello che si riceve e quello che si può tirare via da queste cifre è tantissimo. Quindi poi alla fine bisognerebbe fare un calcolo molto più preciso del costo dell'università. Poi mi sono riproposto di chiederlo alle mie figlie, che sono tutte e due laureate e hanno più o meno fatto questo discorso, anche se loro hanno vissuto a casa perché hanno fatto l'università vicino casa. Ma vicino casa qui vuol dire veramente vicino casa, nel senso che si prende la macchina e in 20 minuti si è all'università. Qui andare all'università da Orange County, dove vivo io, a Los Angeles, significa fare 1 ora e mezza di macchina a due, quindi si preferisce dormire lì perché c'è il traffico, perché è pericoloso, eccetera, eccetera. Okay? Quindi si va tranquillamente a studiare università da Los Angeles a New York, da New York a Los Angeles, in Texas, a Houston, dovunque sia l'università che vi piace di più, dove venite accettati, perché per essere accettati all'università bisogna avere determinati voti, bisogna fare degli esami e una volta accettati poi si paga quello che bisogna pagare mensilmente o in totale, dipende da come fate gli accordi. Ok, penso che vi abbia detto un po' di informazioni, però in generale la pensione qui è uno dei vantaggi, che è sicura, cioè quando andate in pensione sapete che la prendete e non c'è nessun dubbio, perché lo Stato è quello che garantisce la pensione sempre e garantisce anche l'aggiustamento per l'inflazione di ogni anno, c'è questa percentuale che aumenta proprio per mirare all'inflazione. Ok, se avete domande ovviamente scrivetele nei commenti, cercherò di aiutarvi il più possibile. Scusate se magari questo video non è proprio di fila, soprattutto all'inizio, ma mentre filmavo ho ricevuto tantissime chiamate dal lavoro, quindi ho dovuto rispondere e magari sembrerà in qualche parte che è un po' slegato, ma cercherò di mettere tutte le informazioni che vi interessano. Ripeto, se avete altre domande scrivetele nei commenti, vi risponderò come sempre e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.